Allora, cara Yara, innanzitutto bentornato, non perché sei tornato a giocare oggi, ma perché oggi abbiamo rivisto forse il vero Caligara, no? Quello che insomma ci è mancato per tutto questo tempo. E ti sei presa la bella responsabilità anche di calciare due rigori. Il primo è stato importantissimo, no? Quindi insomma, a volte anche prendersi delle responsabilità del genere significa avere un po' personalità, no? Io penso che da quando sono qui le mie responsabilità nel bene e nel male me le sono sempre prese. Anche l'anno scorso, in un momento difficile, ho tirato un altro rigore pesante. Non sento tutta questa pressione. So che quest'anno purtroppo è stato un anno un po' particolare perché non è andato come speravo che andasse. Ho avuto un po' di incidenti di percorso, sia a livello di prestazioni che a livello fisico, per ora sto tornando a stare bene e voglio fare un grande finale di stagione. Io parlavo di responsabilità non nel fatto che sei tornata, il fatto che era un rigore importantissimo per il risultato della squadra. Sì, ma Era quello tutte. Sì, sì, sì. il significato della mia domanda. Non era una critica nei tuoi confronti No, in no, no. precedenza, perché insomma, No, no, se calciare quel rigore e metterlo dentro, insomma, è stata una cosa Certo, importante, ha dato il certo. via al recupero, no? Sì, quello sì. Il mio discorso era che non è questa chissà che grossa responsabilità. Siamo giocatori, dobbiamo essere abituati ad assumerci le responsabilità. Comunque so di essere uno dei punti di riferimento della squadra. In questi casi bisogna che mi prendo queste responsabilità. Okay. Senti, adesso la corsa salvezza si è leggermente riaperta, no? Quindi adesso ci credete un po' di più. O ci avete sempre creduto, però voglio dire, adesso ci si crede un po' di più. Noi non c'è stato mai un giorno che non ci abbiamo creduto. Ma finché i risultati non ci condannano, noi siamo sempre lì tutte le partite a lottare per questa salvezza perché noi ci crediamo e metto la firma che questa squadra si è salvata. Io quando sono arrivato qua il primo anno eravamo in una situazione di classifica molto peggiore, con molto meno qualità, in un altro tipo di clima, non avevamo il nostro pubblico che ci aiutava, quindi penso che avere il pubblico e soprattutto con la squadra che siamo, il gruppo unito che siamo, è ancora più facile arrivare alla salvezza. L'impatto da parte vostra col nuovo allenatore? L'impatto è stato, siamo messi subito a disposizione, abbiamo fatto quello che lui ci ha richiesto, adesso avremo 2 settimane per preparare la partita con molta più calma perché comunque non è stato facile preparare la partita in 3 giorni, però abbiamo messo la massima disponibilità, il massimo impegno. E comunque delle cose buone oggi sono state fatte. Oggi ti sei permesso due dediche, una l'abbiamo capita benissimo. Una sei andata sotto la curva, la seconda, quindi dici qualcosa di questa pancia. No, mia moglie sta aspettando in dolce attesa e volevo dedicargli questo gol a lei e alla nostra bambina. Auguri. Grazie. Grazie a tutti. Posto.